Raccogliamoci per la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della vita, che in Cristo risorto ha vinto per noi la morte, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Invochiamo il dono del Padre e del Figlio, dicendo: Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di sapienza e di intelligenza. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di consiglio e di fortezza. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di conoscenza e di timore del Signore. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito Santo, dono di Dio senza misura. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito Santo, sigillo del Padre effuso sul Figlio Gesù. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito Santo, battesimo di quanti appartengono a Cristo. Spirito di Dio, scendi su di noi. Ascoltiamo la parola. Dal Vangelo secondo Marco. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto. Preghiamo. O Dio, che nella Pasqua del tuo Figlio hai vinto la morte e fondi su di noi l'abbondanza del tuo Spirito, perché nel suo dono sappiamo attraversare ogni fragilità e paura con la forza della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Un saluto ancora, è la quarta sera e ci ritroviamo in questa famiglia così larga larga, che stiamo un po' dispersi, però ecco, siamo famiglia, perché dalla luce della parola di Dio si tiene uniti tutti insieme. Dico ancora la mia gioia per questo servizio che Don Vito sta dando a tutti noi. Ecco, davvero ci dona la grazia di poter accostare questa parola del Signore
e trarne questa gioia, questo beneficio, no? Questo capire e muoverci in questa situazione in cui noi ci troviamo, però senza dimenticare che noi siamo uno per il dono dello Spirito. E allora ecco, do la parola a Don Piero per introdurre. Buon ascolto ancora questa sera a tutti. Grazie Eccellenza, buonasera anche da parte di tutti noi a lei. Queste sere stiamo sperimentando la bellezza del dialogo tra di noi, i laboratori parrocchiali che si stanno sperimentando nelle nostre comunità e anche gli incontri, gli scambi di opinioni tra quanti non stanno in consiglio pastorale, ma sta capitando di sentirsi nella giornata sull'esperienza della settimana teologica, del stare ad ascoltare, ad approfondire, ci sta facendo sperimentare, dicevo, questa bellezza del dialogare tra di noi. Abbiamo però ricevuto un mandato dal Cristo risorto, quello di andare e dialogare con tutti, vincendo e superando ogni paura. Noi ringraziamo te, Don Vito, perché ci stai dando questa opportunità in queste serate di approfondire questo dialogo tra di noi. Però, ecco, questa sera ci consegnerai l'invito, ecco, consegnandoci dal Signore Gesù a non avere paura, a non lasciarci vincere da questa paura, ma ad osare di dialogare e rivolgere la parola verso tutti e con tutti. Grazie e ancora buon ascolto a tutti. Un cordiale saluto anche da parte mia, intanto all'Arcivescovo e poi a tutti voi che avete avuto ancora la pazienza e una buona dose di coraggio di ricollegarvi a questo nostro itinerario che questa sera vede un punto di approdo nel nostro cammino. Voglio ricordare che la consegna che ho ricevuto per queste serate è sicuramente quella di guardare al tema della sinodalità, ma attraverso quella lente, attraverso quella prospettiva che è il tempo che stiamo vivendo. Perché ce lo siamo detti anche le altre sere, la nostra riflessione su un tema così importante, quale appunto la sinodalità, non resti decontestualizzato, non resti cioè una bella riflessione alla fine della quale viene da dire ma di fronte a quello che stiamo vivendo, di fronte a quella che è la grande sfida con la quale il mondo sta facendo i conti e dunque anche le nostre comunità, le nostre famiglie, ciascuno di noi, cosa può significare questo grande dono che è il dono della comunione, il dono del cammino compiuto insieme, che la parola sinodalità racchiude. Allora, dopo aver camminato nei precedenti appuntamenti con una attenzione appunto al tema della sinodalità attraverso un primo passaggio che è quello di una assunzione della fragilità. Una sinodalità che assume la fragilità, diceva la prima parte della traccia di questi quattro giorni. Questa sera concludo con una riflessione che pone l'attenzione sulla seconda parte di quel tema, di quella traccia. La sinodalità assume la fragilità, ma anche evangelizza la paura. Il tema di questa sera mi pare che sia un tema estremamente attuale, estremamente importante per la vita di ogni uomo, sempre, ma in modo particolare in questo tempo che stiamo vivendo. Dunque il tentativo che farò questa sera è quello di leggere la sinodalità come una via singolare per evangelizzare la paura. Parto ancora una volta da un riferimento alla nostra pericope, al nostro testo evangelico che sta facendo da traccia a questi quattro giorni e che fa da traccia al vostro anno pastorale. E questa sera
faccio riferimento ad un versetto di quella pericope che è il versetto 40, lì dove appunto troviamo una domanda. E la domanda che Gesù pone ai discepoli dopo che questi lo hanno svegliato dal sonno, spaventati, presi dal terrore, dalla paura, e la domanda di Gesù è proprio questa: perché avete paura? Non avete ancora fede? È una domanda che non solo intende indagare sulle ragioni della paura, perché avete paura, ma soprattutto è una domanda che vuole immediatamente mettere in evidenza come c'è una relazione chiara, e per questo Gesù va subito al cuore del problema, tra la paura da una parte e la fede dall'altra. In quella barca sembra che si stia realizzando proprio un duello, come cantiamo nella notte di Pasqua, quando appunto facciamo riferimento al prodigioso duello. E questo prodigioso duello è appunto tra la paura di quei discepoli presi in quel mare in tempesta e l'esperienza della fede. Allora, su questo rapporto tra paura e fede, questa sera proviamo a fare insieme una riflessione, a partire anzitutto da una domanda, e la domanda potrebbe essere questa: di quale paura parliamo e in che relazione la paura si trova, si colloca all'interno di una comunità che è una comunità che vuole vivere sinodalmente la propria esperienza di Chiesa? Parto allora da questo primo passaggio. Possiamo immaginare che tante paure in quella notte di tempesta hanno davvero riempito il cuore dei discepoli. Anzitutto la paura, il timore che viene da una minaccia esterna, la minaccia della tempesta. Ma allo stesso tempo è una paura che nasce dal fare i conti con le risorse che quei discepoli hanno sulla barca, che temono non siano sufficienti per affrontare la fatica, la prova di quel mare in tempesta. Quindi c'è questo tipo di paure, anzitutto. Ma non è l'unico tipo di paura che possiamo registrare nell'esperienza di quei discepoli. Ce n'è sicuramente un'altra, ben più radicale, ben più forte. È la paura di Dio stesso, che in Gesù che dorme sembrerebbe aver tradito la sua promessa di fedeltà, la sua promessa di presenza nella vita dei discepoli. Questo è il motivo vero che fa entrare la fede di quei discepoli in crisi. Non tanto il fare i conti con le proprie forze, quanto il fare spazio dentro i pensieri, dentro le paure, le preoccupazioni di quel momento ad un forte dubbio, che forse Dio si sia dimenticato di loro in quel momento di difficoltà, che forse Dio sia distratto da altre questioni in un momento così grave qual è quello che stanno vivendo. Ecco, su questo proviamo un po' a ragionare questa sera, a riflettere questa sera, perché è evidente allora come la paura nel Vangelo di Marco, ma non solo nel Vangelo di Marco, possiamo dire che in tutta la narrazione biblica, a partire da quella prima pagina di Genesi, quando l'uomo e la donna scoprono di essere nudi e di fronte al Signore hanno paura di dire tutto quello che stanno vivendo e lo esprimono dicendo: ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Da quella prima pagina il tema della paura nella scrittura si è spesso intersecato con il tema della fede. E allora, leggendo il Vangelo di Marco, noi ci rendiamo conto che l'esperienza più forte della paura nella vita dei discepoli è profondamente legata alla relazione con Dio e all'immagine che l'uomo ha di lui. La paura, per esempio, dopo questo testo che fa da traccia ai nostri incontri, riapparirà nel capitolo 5, per esempio, dinanzi
all'esorcismo che Gesù compie sull'indemoniato di Gerasa, o ancora nel cuore della donna emorroissa, sempre dal capitolo 5, la quale aveva osato toccare il mantello di Gesù e in quel momento si sente come richiamata da lui. Ma la paura ritornerà nel Vangelo di Marco anche nell'esperienza che le donne fanno al capitolo 16, quando si recano al sepolcro e non trovano il corpo di Gesù. Ma potremmo arrivare addirittura a considerare la paura che prova Gesù stesso nel capitolo 14, mentre con Pietro, Giacomo e Giovanni entra nel Getsemani. Qual è la differenza però tra le paure di questi personaggi e la paura di Gesù? La differenza è che Gesù sfida la paura con un profondo e incondizionato affidamento alla volontà di Dio. Questa è la grande differenza. Allora, fede e paura nel Vangelo di Marco si fronteggiano sempre in modo forte, in modo provocatorio, dal momento che la paura riguarda sempre in modo più o meno diretto la certezza e la bontà della presenza di Dio nella vita dell'uomo. Ed è proprio questo scontro tra paura e fede ciò che scuote i discepoli in mezzo alla tempesta. È su questo che Gesù li interroga apertamente, quasi in tono di rimprovero. Da questo punto di vista, però, noi possiamo già fare una riflessione su quel testo. E la riflessione potrebbe essere questa: la paura non necessariamente nella vita costituisce il capolinea per un'esperienza di fede. Non necessariamente la paura può diventare e restare l'ultima parola nell'esperienza del discepolo. E da questo punto di vista vorrei ancora una volta ritornare a quel discorso memorabile a cui ho fatto riferimento tante volte, che Papa Francesco fece il 27 marzo in quella piazza San Pietro piovosa ma anche deserta. Commentando quella domanda di Gesù, perché avete paura? Non avete ancora fede? Il Papa diceva: l'inizio della fede è saperci bisognosi di salvezza. Non siamo autosufficienti da soli. Da soli affondiamo. Abbiamo bisogno del Signore, come gli antichi naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre paure, perché Lui le vinca. Come i discepoli sperimenteremo che con lui a bordo non si fa naufragio. Perché questa è la forza di Dio: volgere al bene tutto quello che ci capita, anche le cose brutte. Egli porta il sereno nelle nostre tempeste, perché con Dio la vita non muore mai. Ecco, fin qui la citazione. È una citazione che evidentemente non ha bisogno di commenti, perché qualsiasi altra parola si possa aggiungere per commentarla ci rendiamo conto che rovinerebbe la bellezza di questo testo. Certo, il Papa ci dice però che dalla paura la fede può rinascere, a condizione che ciascuno si scopra bisognoso di salvezza. Ecco, sentire questo bisogno incontenibile di salvezza è vitale, porta ad alzare lo sguardo per riconoscere che solo il Signore può salvarci. Ma attenzione, perché è qui, secondo il Vangelo di Marco, che entra in gioco la comunità. Se facciamo attenzione ai testi in cui compare il tema della paura, ci rendiamo conto che la paura non è mai un'emozione privata, non è mai un'emozione che prova una sola persona, ma la paura si vive ed eventualmente anche si supera all'interno di una comunità, di un gruppo, per la forza di una compagnia fraterna.
La paura non è un fatto dunque solo o strettamente personale, ma ha a che fare con la comunità. Nel momento in cui hanno paura, i discepoli sulla barca hanno bisogno di sussurrarsi gli uni gli altri con la loro stessa presenza, che è possibile ancora avere fede, che è possibile ancora fidarsi di Dio, anzi, vale proprio la pena farlo. Ecco, da questo punto di vista, mediante quel grido che i discepoli fanno tutti insieme riguardo a Gesù, c'è come la esplicitazione di una paura condivisa, ma anche una condivisione di una convinzione, e cioè che in quel grido c'è certo la paura, ma c'è la consapevolezza che in quella condivisione comunitaria la paura dalla fede può essere superata. Allora l'evangelista Marco ci suggerisce che, lo dico tra virgolette, la sinodalità è davvero in grado di sfidare la paura. E qui vorrei ancora una volta richiamarmi ad un altro bel testo della lettera enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti, questa volta al numero 78, lì dove il Papa dice: le difficoltà che sembrano enormi sono l'opportunità per crescere. Vi chiederei di ascoltare questo testo e di pensare certo alle difficoltà con le quali stiamo facendo i conti in questo tempo, ma anche di pensare ai nostri vissuti ecclesiali, ai nostri vissuti parrocchiali, ai nostri vissuti diocesani, e sentire queste parole come estremamente vere per quelle che sono le tante esperienze di Chiesa con le quali facciamo i conti continuamente. Il Papa dice: le difficoltà che sembrano enormi sono l'opportunità per crescere e non la scusa per la tristezza inerte che favorisce la sottomissione. Però non facciamolo da soli, individualmente. Il samaritano cercò un'affitta camere che potesse prendersi cura di quell'uomo, come noi siamo chiamati a invitare e incontrarci in un noi che sia più forte della somma di piccole individualità. Ricordiamoci, e qui il Papa cita se stesso in Evangelii Gaudium, ricordiamoci che il tutto è più delle parti ed è anche più della loro semplice somma. Rinunciamo alla meschinità e al risentimento dei particolarismi sterili. Com'è forte questa considerazione. Rinunciamo alla meschinità e al risentimento dei particolarismi sterili, delle contrapposizioni senza fine. Smettiamo di nascondere il dolore delle perdite e facciamoci carico dei nostri delitti, della nostra ignavia, delle nostre menzogne. La riconciliazione riparatrice ci farà risorgere e farà perdere la paura a noi stessi e agli altri. Ecco, fin qui la citazione del Papa. E in questa citazione il Papa mi sembra che ci inviti a dare voce alle paure, anche alle paure che viviamo all'interno della comunità cristiana. E perché no? Ad avanzare anche il coraggio di porre in evidenza il grande dubbio sulla presenza di Dio, che è il timore più grande di ogni altro che ci pervade. Ecco, il dubbio sulla presenza di Dio, che è la domanda radicale della vita di ogni uomo e della vita del credente, ha bisogno di essere verbalizzato, ha bisogno di essere detto. Ecco, proprio nel momento in cui siamo in grado di fare tutto questo, e cioè di tornare alla certezza che Dio è dalla nostra parte, accada quel che accada, nel momento in cui siamo in grado di dirci gli uni gli altri questa verità, in quel momento stiamo sfidando la paura. Paura e fede sembrano allora destinati a confrontarsi sempre, ad una lotta che dura una vita intera, ad una lotta che non termina mai.
E questo ci aiuta allora a comprendere come se questa lotta tra paura e fede non appartiene ad una stagione unica della vita, ma appartiene a tutta la vita, questo ci fa pensare al fatto che quella che noi chiamiamo crisi, perché in fondo la lotta tra paura e fede fotografa una condizione di crisi. Se ci pensiamo bene, tutte le volte che facciamo l'esperienza contemporaneamente della paura e della fede, della paura e dell'esigenza di un nuovo affidamento, quei momenti sono momenti benedetti, perché sono i momenti della crisi. E la crisi non è l'eccezione. Mi è piaciuto molto un commento fatto da un biblista rispetto a questo testo del Vangelo di Marco, che analizza appunto da questa prospettiva della crisi, arrivando a dire che la crisi non è qualcosa di eccezionale. La crisi è la normalità della fede. La crisi è la situazione ordinaria del cristiano. Dovremmo impararlo e reimpararlo. E a questo proposito, questo biblista cita una frase di Don Primo Mazzolari, il quale un giorno ebbe a dire: non la bonaccia, ma la tempesta è il tempo del cristiano. Non la sanità, ma la malattia. Non il successo, ma le delusioni. Ecco, è una considerazione che non è facile da accogliere, non è facile da fare propria, ma siamo chiamati un po' a leggere la positività di questa considerazione, a non pensare cioè alla crisi come qualcosa dalla quale sarebbe meglio tenerci lontano. Ma questo testo e questa riflessione che stiamo facendo dovrebbe aiutarci, e in questo tempo più che mai, a diventare capaci di abitarla, la crisi. La crisi si supera non evitandola, ma sapendola abitare. Perché? Perché sapendola abitare ne riscopriamo il valore di grazia che la crisi ha. E questo il Papa lo ha ricordato in un bellissimo discorso fatto alla Curia Romana per gli auguri natalizi dell'ultimo Natale. A un certo momento il Papa ha detto: la crisi è un fenomeno che investe tutti e tutto. Si tratta di una tappa obbligata della storia personale e della storia sociale. Si manifesta come un evento straordinario che causa sempre un senso di trepidazione, di angoscia, di squilibrio, di incertezza nelle scelte da fare. Eppure, questo è bello, questo passaggio, se troviamo di nuovo il coraggio e l'umiltà di dire ad alta voce che il tempo della crisi è un tempo dello spirito, allora anche davanti all'esperienza del buio, della debolezza, della fragilità, delle contraddizioni, dello smarrimento, non ci sentiremo più schiacciati, ma conserveremo costantemente un'intima fiducia che le cose stanno per assumere una nuova forma, scaturita esclusivamente dall'esperienza di una grazia nascosta nel buio. Quanto è vero questo? Quanto è vero questo? E allora forse dobbiamo dirci questa sera: non sappiamo quanto questa mentalità appartenga effettivamente ai nostri vissuti di Chiesa. Quanto siamo veramente in grado di considerare la crisi come un passaggio necessario e ordinario della vita cristiana, e dunque quanto siamo in grado di non lasciarci paralizzare da una paura che invece richiede di fronteggiarsi continuamente con la fede espressa e custodita dalla comunità. E a tal riguardo, nella scheda che questa sera guiderà il vostro confronto, vi ho lasciato alcune domande che aiutano a portare avanti questa riflessione, provando a farla calare dentro i vissuti parrocchiali, i vissuti comunitari, i vissuti diocesani che viviamo. Intanto passo subito al secondo momento della mia riflessione. Ho provato a dire che paura e fede da sempre vivono un forte duello.
Ora faccio un passo ulteriore. Provando a riflettere sul tema della paura, ma quando questa paura diventa esperienza di paura dell'altro, del fratello. E tante delle nostre paure, sempre, ma in questo tempo in modo particolare, se le guardiamo bene sotto un bel faro capace di illuminarle, ci rendiamo conto forse che sono paure di qualcuno, sono paure dell'altro. Sono quelle paure di chi in tante circostanze si affaccia nella nostra vita e che però forse siamo tentati sempre di tenere a debita distanza. Il timore su ciò che può accaderci e in ultima istanza su Dio rischia di diventare timore e diffidenza nei confronti del fratello, che ci fa perdere l'unica occasione che avevamo invece per sfidare nella fede la paura. Forse dobbiamo un po' riflettere su questo, perché effettivamente questo è un elemento che in questo periodo di pandemia sta balzando agli occhi, alla nostra attenzione, in maniera estremamente forte. Certo, se ripensiamo ai primi mesi della pandemia, marzo, febbraio, aprile, quando siamo stati colti di sprovvista, la paura per ciò che stava accadendo ha fatto insorgere una sorta di spirito corporativo universale, proprio perché avevamo la forte percezione che stavamo insieme, come tutti sulla stessa barca. Pensate per esempio a certe abitudini che si erano un po' consolidate, no? Quella di darsi appuntamento nelle ore pomeridiane per il canto di qualche nota cara alla tradizione italiana, magari l'inno nazionale. Era un modo per dire stiamo tutti insieme. Accanto però a questo primo modo di reagire alla paura di quello che stava accadendo, immediatamente è venuta fuori una tendenza diametralmente opposta. E questa tendenza ha cominciato a serpeggiare nelle nostre comunità. L'altro compagno nell'affrontare questa paura è diventato quasi subito, nell'immaginario di molti di noi, soltanto un potenziale untore, qualcuno da cui difendersi, o persino qualcuno da attaccare e distruggere. Pensate in termini mediatici che cosa è accaduto, nel momento soprattutto in cui sorgesse il minimo sospetto su una possibile contagiosità. Ecco, abbiamo assistito, spero che non ne siamo mai stati attori, a forme alle volte insostenibili di bullizzazione mediatica, e non solo. Pensiamo ad esempio a ciò che ha potuto fare la potente arma del pettegolezzo nei nostri paesini di provincia. Si è andati un po' a caccia di sapere chi era il contagiato, chi era questo positivo, quando magari dal comune ci venivano detti i numeri dei contagiati, e tante volte la fatica e la curiosità era quella di andare a capire chi erano questi, per guardarsene bene ovviamente, mica subito per dire ho saputo, io ti sto accanto, ti sto vicino, se hai bisogno di qualcosa affidati a me. Certo, questo l'abbiamo anche fatto, no? Ma c'è stata molta attenzione invece, qualche curiosità morbosa a cercare l'untore per guardarsene bene. Possiamo dire dunque che ben presto lo spirito di corpo, in qualche modo lo diciamo tra virgolette, lo spirito sinodale, si è trovato a fronteggiarsi con una tendenza opposta e deleteria, cioè quella paura dell'altro. E come ancora una volta il Papa ha affermato, è emerso, cito il Papa, il rischio di vivere proteggendoci gli uni dagli altri, vedendo gli altri come concorrenti e nemici pericolosi. Forse siamo stati educati in questa paura e in questa diffidenza. Anche il necessario distanziamento sociale
che abbiamo dovuto tenere, che ancora siamo chiamati a tenere, se non vigilato bene, ha potuto e può generare interiormente forme di distanza molto più gravi da quelle semplicemente dei metri di distanza che dobbiamo tenere l'uno con l'altro. Distanze interiori che possono generarsi in questo tempo sono ben più gravi di ogni forma di distanziamento sociale. E si tratta di una mentalità che, seppur silenziosamente, arriva a permeare di sé anche le nostre comunità cristiane, ad extra e ad intra. Pensiamo, per esempio, ad una questione tanto dibattuta ai nostri giorni, su cui il Papa in tante circostanze è intervenuto e ci invita a riflettere. Il tema è l'accoglienza degli immigrati. Ecco, ora non voglio addentrarmi nella questione politica, non è questo il punto, ma voglio fermarmi su quel problema sotteso a questa mentalità che il Papa ha richiamato anche nella sua enciclica Fratelli Tutti, parlando di una certa xenofobia diffusa anche nei nostri ambienti ecclesiali. La paura del diverso, la paura dell'altro, è qualcosa che serpeggia anche nelle nostre comunità. Dice il Papa in Fratelli Tutti, al numero 41, comprendo che di fronte alle persone migranti alcuni nutrano dubbi o provino timori. Lo capisco come un aspetto dell'istinto naturale di autodifesa. Ma è anche vero che una persona e un popolo sono fecondi solo se sanno integrare creativamente dentro di sé l'apertura agli altri. Invito ad andare oltre queste reazioni primarie, dice il Papa, perché il problema è quando esse condizionano il nostro modo di pensare e di agire al punto da renderci intolleranti, chiusi, forse anche senza accorgercene, razzisti. E così la paura ci priva del desiderio e della capacità di incontrare l'altro. Ecco, l'invito del Papa è ad imparare quanto sia importante riconoscere il valore dell'altro e integrarlo creativamente nell'esperienza della comunità. Ecco, al di là delle manifestazioni estreme della paura verso l'altro, molte altre forme, magari meno appariscenti, ma non per questo meno nocive, noi le sperimentiamo nelle nostre comunità cristiane. Già oltre 50 anni fa, ad esempio, il Concilio Vaticano II chiedeva a tutti i cristiani di estendere il rispetto e l'amore, cito da Gaudium et Spes 28, pure a coloro che pensano ed operano diversamente da noi nelle cose sociali, politiche e persino religiose. Poiché con quanta maggiore umanità e amore penetreremo nei loro modi di vedere, tanto più facilmente potremo con loro iniziare un dialogo. E anche su questo ho preparato alcune domande che troverete nelle schede e che vi aiuteranno un po' a riflettere con molta serenità, ma anche con, spero, altrettanta lucidità, su come le nostre comunità sono o non sono capaci di fare i conti con l'altro, con il diverso, con chi non la pensa come noi. Non posso mai dimenticare quello che ho ascoltato in una meditazione durante un corso di esercizi spirituali, quando il predicatore, con una buona esperienza pastorale alle spalle, sottolineava la necessità di fare spazio al diverso anche all'interno dei nostri organismi sinodali, nella comunità ecclesiale, anche all'interno dei nostri organismi di partecipazione. Mi ricordo che l'esempio che apportava è molto vicino a noi. Come ci comportiamo se in seno ai nostri consigli pastorali c'è qualcuno che rappresenta, per così dire, una voce fuori dal coro? Cosa facciamo? Ci coalizziamo tutti contro? Sarebbe un errore eliminare il diverso, perché si perderebbe una grande risorsa e in fondo si tradirebbe il senso stesso della sinodalità. Nei giorni passati ho fatto un riferimento al modo con cui vivere l'esperienza degli organismi di partecipazione e dicevo che
non è la logica della maggioranza, non è la logica del consenso ad avere la meglio per arrivare a delle scelte. Negli organismi di partecipazione si fa esperienza anzitutto di un esercizio che è l'esercizio del sensus fidei, cioè della capacità che ogni battezzato ha, guidato dalla parola di Dio, di contribuire al discernimento comunitario. E non è detto che coloro che magari aiutano di più in questo discernimento siano coloro che maggiormente stazionano nella comunità parrocchiale. Non è detto, non è una garanzia questa. Ecco perché allora è importante abituarci, esercitarci all'ascolto di tutti, soprattutto all'ascolto di chi non la pensa come me, all'ascolto di chi ha un'altra visione delle cose diversa dalla mia. E noi ci rendiamo conto che, ad uno sguardo più sincero, estromettere il diverso, l'altro per eccellenza, è una maniera più o meno fine di mascherare le nostre paure. Perché se l'altro, che è diverso da me, che ha una idea diversa da me, mi destabilizza, questo mi genera paura. E dunque allora il fatto di isolarlo è un modo per tenere ben celate le mie paure. Magari sarà la paura di passare in minoranza o di perdere il controllo della situazione o di rischiare che i nostri progetti non si realizzino esattamente come avevamo pensato. Ma quella mentalità che mina alle basi l'essere sinodale della Chiesa, cioè la paura del diverso, che porta dunque ad atteggiamenti di etichettamento, di ostracizzazione dell'altro, visto come pericoloso, nasce proprio da qui, dal modo in cui noi lo guardiamo, dal modo con cui noi scegliamo di porci nei suoi confronti. Il vero grande pericolo, dunque, non è nell'altro, nel diverso, ma nella tentazione di escludere qualcuno da quella cerchia che è la comunità, per sua natura inclusiva, solo perché non corrisponde ai nostri programmi, solo per tenere buone le nostre paure. Ecco, la paura ci conduce fin qui, riempiendo di giustificazioni questo nostro atteggiamento che fa male alla sinodalità. Mentre la grande risorsa che quest'ultima potrebbe costruire dinanzi alle paure risulta poi fatalmente neutralizzata. E qui da questo punto di vista si può leggere un passaggio, ma siccome il tempo avanza ve lo risparmio, tanto già stasera stessa invierò a Don Piero il testo di queste quattro serate, dunque potrete leggere quello che in qualche modo ho dovuto saltare per rispettare più o meno i tempi, ma c'è un bel passaggio in quel documento a cui ho fatto riferimento altre volte della Commissione Teologica Internazionale sul valore del dialogo all'interno degli organismi di partecipazione. Dialogo è capacità anzitutto di ascoltare l'altro prima di prendere la parola. Dialogo è capacità di dare la parola all'altro, evitando, come dicevo qualche sera fa, di occupare tutti gli spazi del confronto e del dialogo. Il dialogo è una promessa di apertura di prospettive. Allora, vedete, formare alla sinodalità come esercizio di Chiesa significa di concreto educarsi ed educare a quella che Papa Francesco descrive come cultura dell'incontro, come coraggio dell'alterità. In altri termini, la sinodalità ci invita a non avere paura dell'altro, del diverso. Questa è l'autentica strada per una Chiesa che fa proprio lo stile sinodale. Sebbene la reazione più ovvia alla paura sarebbe quella di rinchiudersi nel proprio isolamento, in una sorta di autodifesa, ci rendiamo conto però che la scelta più saggia e feconda sembra quella di essere capaci di dare credito all'altro, di aprirci con fiducia.
senza coltivare immediatamente, soprattutto quando il mare è in tempesta, il desiderio di buttare fuori dalla barca qualcuno, magari chi la pensa diversamente da noi. Forse anche i discepoli che hanno attraversato la tentazione di quel mare in tempesta e dunque anche il desiderio di buttare giù qualcuno dalla barca, quando questa si stava riempiendo d'acqua e si trattava di alleggerirla, e dunque forse avranno anche pensato che occorreva alleggerirla del peso di qualcuno, anche in quel contesto. Eliminare l'altro si prospettava come la soluzione più immediata, apparentemente più efficace, ma forse anche la più deleteria. Ecco, questa è una scommessa feriale, dunque. La scommessa di non voler buttare fuori dalla barca mai nessuno, soprattutto quando questo qualcuno è proprio un altro rispetto a me, la pensa proprio diversamente da me, ha una prospettiva di vita completamente altra rispetto alla mia. Ecco, accogliere l'altro e accoglierlo accettando la prospettiva che l'altro porta significa costruire un'autentica sinodalità, capace di fronteggiare ogni paura. E allora io mi avvio alla conclusione. Vorrei concludere non lasciandovi con la paura addosso, ma con una parola di speranza che in mezzo alle tante ombre di un mondo chiuso e se vogliamo anche alle ombre di una Chiesa che in alcuni momenti sembra davvero ancora troppo poco sinodale, ancora una volta Papa Francesco ci consegna. Vorrei citare il numero 54 di Fratelli Tutti, dove il Papa dice: «Malgrado queste dense ombre che non vanno ignorate, desidero dare voce a tanti percorsi di speranza. Dio, infatti, continua a seminare nell'umanità semi di bene. Siamo stati capaci di riconoscere che le nostre vite sono intrecciate e sostenute da persone ordinarie che senza dubbio hanno scritto gli avvenimenti decisivi della nostra storia condivisa. Medici, infermieri, infermiere, farmacisti, addetti ai supermercati, personale delle pulizie, badanti, trasportatori, uomini e donne che lavorano per fornire servizi essenziali e sicurezza, volontari, sacerdoti, religiose, hanno capito che nessuno si salva da solo». Fin qui la citazione del Papa. Ecco, le parole del Papa ci consegnano una certezza che diviene anche un invito e una provocazione per ciascuno di noi questa sera. La sinodalità non passa solo attraverso grandi progetti, grandi assemblee. Ciò che pone autenticamente le basi, le fondamenta per una sinodalità ecclesiale che non crolla, sono i nostri gesti concreti e quotidiani. Allora l'augurio che possiamo consegnarci e che vi consegno davvero alla fine di queste quattro serate, vorrei esprimerlo con le parole di un noto teologo, faccio riferimento a Piero Coda, il quale, lavorando sul tema della sinodalità, a un certo momento in un contributo scrive: «Non si tratta dunque in prima istanza di una questione di architettonica istituzionale». Architettonica e istituzionale, cioè non si tratta semplicemente di far funzionare gli organismi, di metterli a punto nel modo migliore, anche se gli organismi, i processi, gli eventi sinodali in senso stretto sono assolutamente necessari. Ma si tratta anzitutto, dice Piero Coda, di una questione teologica e teologale. Per diventare, con sincera umiltà, con solida convinzione, con creativa fedeltà, con paziente perseveranza, ciò che siamo per grazia e per vocazione. Cosa siamo? Una Chiesa sinodale. Questo è il mio augurio che rivolgo alla vostra Chiesa diocesana. E allora buon cammino e grazie per l'ascolto e la pazienza che avete avuto anche questa sera.
bello restare sul monte, no? Quando Gesù si manifesta con la luce, gli apostoli restano sbalorditi, sono felici, no? Poi, quando tornano giù, ecco, però questa esperienza, ecco l'impressione che ho avuto queste quattro sere, questa luce che ha toccato angoli, ha toccato atteggiamenti, ha toccato un pochettino un metodo che ci fa veramente vivere il mistero della Chiesa, in fondo. E questo passaggio da questo io a noi, che lo Spirito Santo opera continuamente, che avviene attraverso proprio tutto questo lavoro che ci è stato offerto. Quindi devo dire un grazie profondo, sincero, proprio a Don Vito. Ci hai aiutato a riflettere, ci hai aiutato a inquadrare bene, a focalizzare un po' questi aspetti della nostra vita, se vogliamo veramente essere discepoli di Gesù e quindi costruire nella nostra storia una comunità, ciò che lui è venuto a fare, no? A riscattare l'umanità, ma si è rivolto a tutti gli uomini perché potessero ascoltare questo regno di Dio e farne parte. Quindi ti ringraziamo di cuore, faremo tesoro. Già il fatto che ha messo in movimento tanti piccoli gruppi, soprattutto nelle comunità, nelle parrocchie, i parroci che sono stati disponibili perché potessero tradurre in questo dialogo con i loro organismi o anche con i catechisti, anche i responsabili, penso che ne abbiano già beneficiato. Grazie di cuore, che il Signore ti benedica e ti renda fecondo secondo la sua immensa carità. Grazie assai. Piero, a te. E al ringraziamento dell'Arcivescovo credo che si uniscono i ringraziamenti di tanti sacerdoti e laici che ci hanno seguito e che hanno ascoltato con tanto interesse, caro Don Vito, ecco, le tue lezioni magistrali, se possiamo definirle così. E l'auspicio che noi ci portiamo nel cuore è che queste quattro serate che ci hanno visto impegnati anche in esercizi di sinodalità, nell'ascoltarci, nel raccontarci, nel comunicare quelle che sono le nostre esperienze, i nostri vissuti, che questo tempo di pandemia ci ha fatto scoprire, ci ha rivelato. E questa sera il pensiero, la riflessione sulla paura e sulla chiamata ad evangelizzare e ad essere evangelizzatori superando tutte le paure, ma ad aprirsi alla speranza, è, diciamo così, il testimone che ci lasci, perché le nostre comunità non accantonino, ecco, non chiudono questa sera questo stile, questo esercizio di sinodalità, ma diventi poi una prassi. Una prassi è una strada da seguire e percorrere sempre. Ti ringraziamo di vero cuore e ti posso confermare davvero che sono rimasti tutti contenti perché sei stato comprensibile, profondo e insieme alla profondità anche facile da comprendere e accogliere i contenuti, che non è da tutti. Sai, a volte i relatori rendono difficili i contenuti anche facili. Tu invece ci hai reso facili, comprensibili anche i contenuti difficili, ecco, con un linguaggio veramente popolare. E nelle nostre chiese la teologia ha bisogno di un linguaggio popolare, specie questa occasione che attraverso i mezzi social ha raggiunto veramente il popolo di Dio. Ti posso dire che la mattina, quando mi muovevo in parrocchia, incontravo persone che non immaginavo che attraverso la pubblicità che abbiamo fatto, attraverso anche le pagine delle parrocchie, si sono anche sintonizzate ad ascoltarti e a seguirti. Hanno detto: Don Piero, stiamo davvero comprendendo tutto.
fedeli semplici, ecco, non persone allenate agli esercizi pastorali, agli incontri pastorali, ma e questo te ne dia merito veramente e te ne siamo tanto grati. E ti auguriamo, come l'arcivescovo appunto ti ha espresso, un fecondo ministero, e tanti auguri per questo lavoro anche che tu svolgi a servizio della facoltà teologica, ecco, pugliese, di cui sei preside. Grazie ancora, attendo, come hai detto appunto, le relazioni scritte, anche se tutto ciò che ci hai detto ci rimane anche in archivio diocesano nel sito della diocesi attraverso, ecco, il video che YouTube ci consegna. Grazie ancora, buon Vito, buon lavoro, buon cammino a te e anche alla tua chiesa di Castellaneta, di cui ne sei presbitero e figlio. Grazie di cuore. Adesso, prima di passare ai laboratori parrocchiali, alcuni uffici ci daranno delle comunicazioni. Io vedo già Don Giorgio che si è collegato per la pastorale giovanile. La raccomandazione che le comunicazioni degli uffici siano brevi, un paio di minuti, essenziali, perché non vogliamo togliere tempo ai laboratori parrocchiali. Prego Don Giorgio, dopo di te si collega, si prepara Don Giuseppe Pendinelli. Buonasera a tutti, molto brevemente, semplicemente un aggiornamento circa il progetto oratorio. Noi abbiamo fatto una programmazione inizio d'anno che capite anche a causa della pandemia, di come si sta evolvendo la situazione, dobbiamo necessariamente un po' rivedere. Vi comunico quello che come equip diocesana pastorale giovanile abbiamo un attimo rivisto. La prima fase, quella un po' di ascolto, di analisi attraverso i questionari mandati alle parrocchie, si è conclusa. Abbiamo fatto un po' un report anche della situazione della diocesi, molto interessante. Avremo modo probabilmente in un incontro anche di riferirlo, sarà veramente interessante capire questa dinamica pastorale appunto sugli oratori, sui Grest. Grazie a tutti i preti che hanno scelto veramente di fare questo questionario anche in una forma sinodale, no? Con le persone che si occupano dei ragazzi e dei giovani. La seconda fase verrà strutturata in questo modo: non vivremo, proprio perché a gennaio, febbraio e marzo avevamo in programma degli incontri, non li vivremo questi incontri formativi, abbiamo scelto di fare in questo modo. In questo periodo fino a Pasqua ci concentreremo cercando di scegliere un gruppo di preti e di laici insieme che possano fare una piccola formazione come responsabili guide appunto di oratori e di Grest, perché è lo zoccolo duro che manca nella nostra realtà diocesana. E quindi in prospettiva vorremmo formare un gruppo che in diocesi poi diventi un punto di riferimento, quindi persone anche con una certa esperienza, ma anche molto motivate. Alcune le abbiamo già scelte tramite le vicarie, ma se qualcuno nelle parrocchie volesse, sia preti che appunto parroci, viceparroci, che laici, responsabili della catechesi o di altre associazioni, vogliono cimentarsi e mettersi in gioco, vivremo questi 2 o 3 appuntamenti con Alessio Perniola dell'ASPI nazionale, della diocesi di Altamura, che ci guiderà proprio con questo obiettivo. Rimandiamo invece a marzo, a maggio e a giugno gli incontri di formazione per quelli e per gli educatori, come abbiamo fatto anche l'anno scorso, proprio perché facciamo la scelta di una formazione in presenza, visto che siamo un po' pieni e anche stanchi di altri tipi di formazione. È semplicemente questo, quindi speriamo di poter portare avanti questo progetto. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie a te, Don Giorgio. Ecco, la parola a Don Giuseppe per l'ufficio di pastorale familiare. Don Giuseppe.
Piero, non si sente niente. Sì, eccellenza, Don Giuseppe non sta riuscendo a comunicare. Allora, all'altro, passa il coso qui, dai. Allora, sì. Passa. Sì, visto che ci troviamo accanto. Stefano sta avviando le slide, così potete vedere un ricordo, perché per quanto riguarda la pastorale vocazionale, noi abbiamo preparato un sussidio di 5 incontri per genitori e cresimandi, in modo tale che le parrocchie possano organizzarsi, soprattutto chiaramente per i catechisti. È disponibile sul sito della diocesi alla pagina del seminario. Così come anche invece però aperto a tutti, anche agli adulti, però soprattutto per i giovani, è un concorso fotografico. Andare oltre la paura e ripartire con la speranza. Un concorso fotografico con anche un primo premio in denaro a livello regionale, promosso dal Serra Club e sostenuto anche dalla nostra diocesi. Entro fine febbraio le adesioni, trovate sempre sulla pagina del seminario del sito diocesano il regolamento. E infine, per quanto riguarda la Caritas, il bando per la partecipazione al servizio civile è stato posticipato al 15 febbraio. È un'occasione molto importante affinché anche attraverso l'impegno nelle parrocchie dei più giovani fino ai 28 anni, dai 18 ai 28 anni, possa nascere il desiderio di fare un'esperienza formativa a servizio dei più poveri. Tutto presente sul sito e in questo caso del Servizio Civile Universale in Italia. Grazie. Va bene. C'è qualche altro? Allora, Don Mimmo Roma aveva chiesto di collegarsi, non so se è riuscito a collegarsi. Don Giuseppe, riesce a parlare oppure leggo io quanto mi hai mandato già oggi pomeriggio? Allora, nel frattempo vediamo se Don Mimmo Roma si collega o Don Giuseppe riattiva il suo audio. Io ho da ricordare due appuntamenti. Ecco, Don Piero Suma, come vicario per la vita consacrata, mi ricorda di avvisare che il 2 febbraio ricorre la 25esima giornata della vita consacrata. E presso la cattedrale alle ore 18:30 ci sarà la celebrazione eucaristica con i consacrati e le consacrate della nostra diocesi presieduta dall'arcivescovo. Sempre Don Piero Suma ricorda che l'11 febbraio è la giornata mondiale del malato, è la 29esima giornata mondiale del malato, dal titolo "Uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli". Ecco, la raccomandazione è che nelle parrocchie, ecco, si viva questa giornata del malato e di quanti lavorano per il bene della salute, la custodia della salute, in modo particolare in quest'anno in cui siamo attraversati e abitati dalla pandemia. Ecco, c'è Don Mimmo Roma che si è collegato. Se Don Mimmo nel frattempo può prendere la parola, Mimmo. Don Mimmo, ci ascolti? Allora, nel frattempo che Don Mimmo attivi... Posso? Sì, sì, Mimmo, puoi, certo. Semplicemente questo, come già avevo chiesto un pochettino ai confratelli parroci, e adesso approfitto del fatto comunque che ci sono anche gli amici laici dalle varie parrocchie, la possibilità di poter avere in tutte le parrocchie questo ponte tra l'ufficio diocesano della pastorale sociale e tutte le parrocchie, in modo tale che ci possiamo preparare al meglio alla prossima settimana sociale dei cattolici, che sarà a Taranto, e poi riuscire sempre più e sempre meglio a far arrivare comunque
a tutti, a tutto il territorio diocesano, quei contenuti che cerchiamo sempre di proporre. Quindi il mese prossimo ci sarà Don Paolo Asolan con noi, quindi un po' lo statuto della pastorale sociale, e poi avremo modo e tempo per così prepararci per quando sarà possibile ritornare in presenza e poter riportare tutto e meglio nei territori. Quindi semplicemente questa, se entro la prossima settimana da ogni parrocchia si potesse avere perlomeno una persona di riferimento che è attento a queste tematiche, così appunto da poter arrivare a tutti. Semplicemente questo. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie a te Don Mimmo. Allora, siccome Don Giuseppe ha difficoltà ad attivare l'audio, allora leggo quanto doveva comunicarci come ufficio di pastorale familiare. Ecco, siamo nell'anno dedicato a San Giuseppe, così come voluto dal Santo Padre, pertanto la pastorale familiare a partire dal mese di gennaio, questo mese, abbiamo potuto notare sui canali della nostra diocesi una scheda su San Giuseppe, visto che è l'anno a lui dedicato. Poi ogni venerdì, sempre sui canali Instagram e Facebook della nostra diocesi, viene postata una riflessione tratta dall'esortazione apostolica Amoris Laetitiae. La commissione intanto sta preparando il percorso quaresimale destinato agli sposi e alle famiglie, che verrà pubblicato, come è stato fatto anche in avvento, ogni domenica di quaresima. Ecco, poi ai confratelli parroci l'invito a passare parola alle famiglie, perché sentono la vicinanza e l'accompagnamento dell'ufficio diocesano in questo tempo così complesso. Per ogni altra necessità possiamo fare riferimento direttamente a Don Giuseppe o alla coppia responsabile Paolo ed Alessandra. Rinnovano la disponibilità a poter incontrare gruppi famiglia o in presenza, se dove è possibile organizzarlo, o anche da remoto. Anche i fidanzati, i gruppi di fidanzati che stanno vivendo il percorso in preparazione al matrimonio, per incontri, da inserire negli itinerari che ogni parrocchia ha strutturato preparandoli verso il matrimonio. Non ho avuto nessun altro ufficio se non la parte dell'ufficio missionario di ricordare a tutti i parroci che entro oggi, massimo domani mattina, bisogna inviare la scheda per prenotare il materiale per l'animazione dell'ottobre missionario 2021, perché entro il 31 gennaio bisognava comunicarlo all'ufficio centrale di Roma e pertanto un po' di parrocchie abbiamo tardato a comunicare. Ci esorta Don Giuseppe Laghezza come ufficio missionario a fare presto, ecco, la comunicazione dell'ordine attraverso le modalità che tutti abbiamo, telefono, smartphone oppure via mail, ecco, con tutti i mezzi veloci e possibili. A lei eccellenza la parola. Allora, anzitutto voglio benedire e ringraziare il Signore di questi giorni che ci ha posto dinanzi una riflessione che ci tocca da vicino e che può veramente dare alla nostra Chiesa un smalto, che è una luce che attingiamo dalla parola del Signore. Quindi devo dire grazie ancora veramente a tutti, a tutti coloro che hanno partecipato, specialmente a quelli che si sono incontrati insieme con i parroci, tutte queste persone, un sincero e affettuoso grazie. Quest'anno, il 18 marzo, io compio 50 anni di sacerdozio e non voglio fare nulla per ricordarlo, perché la cosa più preziosa, il sacerdozio, è un dono fatto dal Signore alla sua Chiesa. E la cosa più preziosa che potevo immaginare di fare, Signore ci dona la grazia quest'anno, il 18 marzo, di ordinare due preti, due sacerdoti. E quindi praticamente Don Francesco e Don Vito.
sono, vi affido alla vostra preghiera. Pregate anche per me, perché possiamo veramente considerare questo servizio che lo Spirito Santo suscita come un dono stupendo in funzione di quella comunione da sempre promuovere e costruire. Quest'anno anche si avvia, stiamo pensando, alla conclusione del primo gruppo di diaconi permanenti e quindi saranno ordinati diaconi. E quindi dico ai parroci quell'invito che feci pure negli anni scorsi di guardare nella loro comunità persone che per fedeltà al Signore, per fedeltà alla Chiesa, per umiltà nel servizio, che non hanno presunzione, possono essere costruttori di comunione, ecco, possono essere veramente strumenti in mano allo Spirito Santo, eventualmente segnalarvi a Don Gianluca per un futuro eventuale corso. Moltiplichiamo i servizi nelle nostre comunità. Un invito sempre a Don Stefano per i ministri straordinari dell'Eucaristia, i lettori, gli accoliti, perché non dobbiamo avere paura di avere nelle comunità persone che possono dare un contributo perché possa crescere questa coralità, questa sinfonia. E per ultimo un invito ancora a considerare ciò che vi ho detto durante l'anno diverse volte, cioè il rinnovamento della Caritas diocesana, che non è soltanto una pluralità di servizi, ma soprattutto è un organismo di formazione. Ecco, la Caritas diocesana deve promuovere i volontari in ogni parrocchia, specialmente un grazie grande a coloro che hanno lavorato fino ad oggi, però in mettere nuove forze, giovani che abbiano la passione di poter servire con amore gli altri. Tenetelo presente perché i nostri animatori possono aiutarli a crescere, a formarsi, perché diano questo apporto forte a tutte le comunità. E davvero voglio ringraziare il Signore per la grazia che ci è stata data in questi giorni. E vi benedico tutti. Adesso non voglio più sottrarre tempo al vostro incontro perché è molto prezioso. Ecco, diciamo ancora un Ave Maria alla Madonna e vi benedico. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Un grazie particolare all'Ufficio di Comunicazioni Sociali, Don Dino, con la collaborazione anche di Don Mario, per aver reso possibile, ecco, i collegamenti e la diffusione via web di queste nostre serate. Grazie anche alla collaborazione di Radio Frate Sole di Brindisi e di Radio Centro di Locrotondo, che ha permesso anche a quanti si collegavano via radio ad ascoltare le nostre serate. Grazie all'ufficio liturgico, Don Antonio e Don Stefano, per la cura della preghiera che hanno diffuso attraverso il web. E grazie ancora, non penultimo, a lei eccellenza, che ci chiede ogni anno di sostare tutti insieme e di formarci e di approfondire il tema dell'anno pastorale, perché la nostra Chiesa possa essere sempre una Chiesa capace di mettersi in ascolto e poi passare anche all'operatività. E che quest'anno, ecco, che ci sta vedendo un po' in questo modo, in questa maniera un po' differente, sia davvero una parentesi che si possa chiudere presto per tutto il mondo, per tutta la nostra nostre chiese, e poter ritornare a lavorare, ecco, in presenza a tutto campo. Grazie ancora a lei eccellenza e buon lavoro a tutte le parrocchie per il laboratorio parrocchiale. Grazie a te Piero per tutto il lavoro che hai fatto in preparazione e nella conduzione di questi giorni. Benediciamo sempre il Signore.
Grazie.